Buongiorno, questa mattina ho deciso di preparare dei pancakes. Non mi capita spesso di fare colazione col mio fidanzato, quindi ci coccoliamo un po'. La ricetta che utilizzo per i pancakes è la stessa da anni. Utilizzo 120 g di farina, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaino circa, io vado molto a occhio, di lievito per dolci, pizzico di sale immancabile, 125 ml di latte, un cucchiaio abbondante di olio di semi e infine un uovo. Separo l'albume dal tuorlo e monto a neve l'albume. Il trucco per capire quando girare i pancakes è molto semplice, basta vedere la superficie, quando iniziano a formarsi delle bolle è il momento di girare. Per pranzo ho deciso di preparare degli onigiri con un tocco in più. La ricetta base per gli onigiri è già presente sul canale, oggi vi farò semplicemente vedere come li rendo più gustosi. Il gusto in più è dato da questa salsina che preparo con un cucchiaino di acqua, uno di zucchero, uno di mirin e uno di salsa di soia. Aggiungo poi un cucchiaio, mezzo cucchiaio circa di pasta di miso e mescolo il tutto. Una volta pronti gli onigiri, li passo in padella con un po' di burro, li lascio tostare circa un minuto per lato e poi aggiungo la salsina.
Sono sempre dietro a sistemare la libreria, però forse ho trovato la sistemazione definitiva. In alto ci sono tutti i libri di narrativa non di genere, divisi per casa editrice per lo più. Si passa poi ai thriller, gialli, horror, mystery. Il mio scaffale dei libri giapponesi che vi ho già illustrato ampiamente. La colonna dedicata interamente ai manga. Poi abbiamo degli scaffali dedicati ai fantasy, divisi per edizioni flessibili e edizioni in copertina rigida, tutti i fumetti che ho qua a Milano di Bao e altri fumetti. Questo è più o meno l'aspetto generale della libreria, ancora un po' incasinata e vuota, ma sono piuttosto soddisfatta per adesso. Non è domenica se non c'è un po' di relax e cura delle nostre piantine in casa. Ho voluto poi fare un esperimento, il Dalgona Coffee. Questo è stato il mio primo esperimento, quindi non è venuto proprio perfetto. Però in questi giorni ho avuto modo di praticarlo un po' di più e presto vedrete la ricetta su Instagram. Spero di avervi tenuto compagnia anche oggi e noi ci vediamo presto. Ciao!